Sono Laura Speranza, direttore del settore di restauro materiali ceramici, plastici e vetri. In questo laboratorio ci occupiamo di opere in ceramica, delle opere in cera, delle opere in vetro. All'interno del nostro settore ci occupiamo anche di opere molto diverse dal punto di vista proprio della loro datazione. Attualmente abbiamo delle opere risalenti al 1000 avanti Cristo e finiamo con opere invece contemporanee del 1980 addirittura. Ci sono anche qui tre restauratrici e un restauratore che si occupano appunto di questi materiali così diversi. Nel settore materiali ceramici, plastici e vitrei ci occupiamo anche dei gessi e degli stucchi, sia acromi che policromi. In questo caso si tratta di un gesso policromo che viene dalla chiesa di Santo Stefano al Ponte a Firenze e si tratta di una copia della Madonna dei Pazzi di Donatello eseguita nel 1500 e in questa fase io sto eseguendo il ritocco pittorico dopo una lunga pulitura dalle numerose ridipinture. Qui ci troviamo di fronte a un'opera in ceroplastica realizzata da un modello tratto da un originale di Massimiliano Soldani Benzi. Il restauro della ceroplastica è un restauro particolarmente complesso in quanto la materia è estremamente fragile e nel tempo tende ad invecchiare naturalmente. Questa lunetta è una terracotta invetriata che proviene dalla facciata della chiesa di San Jacopo a Ripoli in via della Scala a Firenze. È un'opera di Giovanni della Robbia e risale agli anni 1520-1525. Il restauro di quest'opera è stato molto complesso, ma ci ha dato l'occasione di studiare nuovi materiali sia per l'integrazione materica delle lacune, sia per quello che riguarda il sistema di montaggio. Questa resina in particolare è stata sperimentata grazie alla collaborazione dell'Università di Firenze nel laboratorio di prove scientifiche.